perso più di 50.000 abitanti. Anche la terraferma soffre e inizia a farsi largo la proposta di istituire un assessorato allo spopolamento per gestire l'emergenza. Sindaci precedenti a quello attuale dicevano che tutti i centri storici si spopolano e che quindi il futuro era mestre. Questa teoria è stata poi cassata dal fatto che anche Mestre ha cominciato a perdere residenti, e anche in modo importante, perché Mestre è oggetto di una immigrazione di stranieri sostanziosa e quindi il dato negativo vale il doppio. Lo spopolamento di Mestre vale almeno quanto quello di Venezia, secondo l'ex consigliere comunale Renzo Scarpa, perché se Mestre perde abitanti, nonostante sia meta di immigrazione, significa che il saldo dei mestrini che si trasferiscono altrove è più alto di quanto dicano le cifre. Lo spopolamento appare oramai accomunare tutto il territorio comunale, o quasi, ne rimangono escluse alcune zone fortunate, come ad esempio Chirignago e Zelarino. Ora abbiamo 90 emigrati al mese, ripeto al mese, di persone che escono dalla città, escono dal comune. Si dovrebbe destinare un assessorato a questo problema e dovrebbe essere un assessorato anche molto potente. A Venezia, dove comunque i numeri dello spopolamento sono clamorosi per una città in stato di pace e in assenza di calamità naturali, la ferita di un tessuto sociale in via d'estinzione è profonda. Sono cifre che fanno male. Fanno male perché testimoniano non solo una numerazione in declino da ormai 30 anni, ma testimoniano l'inerzia e l'incapacità di fermare un fenomeno che ha radici profonde. Io sono positivo e ottimista, ma ho qualche passaggio di grigiume, diciamo. Vedo che giorno dopo giorno si sta desertificando sempre di più a favore di un'economia monocultura turistica, e quindi il mio ottimismo probabilmente sta un po' scemando. E allora ci spostiamo.